Porti ciascuno la sua colpa è un libro di viaggi e di viaggi in Iraq durante l'offensiva per liberare Mosul dall'occupazione dei miliziani dello Stato Islamico e anche un viaggio dentro la nostra percezione del terrorismo e di un luogo che ci appare distante e invece ci riguarda e riguarda le nostre responsabilità giornalistiche, intellettuali, politiche naturalmente. Porti ciascuno la sua colpa è anche un libro di memoria e di memorie rese sotto forma di monologhi, che sono le testimonianze di alcune soltanto delle decine di persone incontrate nel corso di quasi 2 anni di viaggi in Iraq. Ed è un libro di memoria individuale che cerca di farsi parte per il tutto di una memoria collettiva, cioè cosa è stata la storia recente della relazione tra l'Europa, l'Occidente, gli Stati Uniti e quel pezzo di mondo, l'Iraq, e quali sono le conseguenze che sono inevitabilmente provocate da stimoli sempre uguali, da radici sempre uguali. Porti ciascuno la sua colpa è un libro sulle figlie, sui figli dei miliziani dello Stato Islamico e sui figli delle vittime dei miliziani dello Stato Islamico ed è anche un libro che racconta quanto labile sia la differenza e la distanza tra il bene e il male quando si cerca di raccontare un pezzo di mondo e un pezzo di storia con la pazienza di non avere molte risposte, ma di avere però tante domande.